Vogliamo leggere un brano della parola di Dio per confermare l'importanza, carissimi, di conoscere la Bibbia. È tempo di conoscere la Bibbia, perché conoscendo la Bibbia possiamo conoscere il vero Dio, e conoscendo il vero Dio troviamo la salvezza, troviamo la pace, la libertà, alleluia, troviamo la luce. Perché la Bibbia dice: questa è la vita eterna, conoscere il vero Dio e Gesù Cristo che Lui ha mandato. Il vero Dio ha mandato Gesù Cristo, che è il Messia, il Salvatore del mondo, che è venuto per liberarci dai nostri peccati. E noi dobbiamo ogni giorno ricordarci di Cristo, non quando ci conviene, quando ci fa comodo, non solo a Natale come molti fanno ipocritamente, a Pasqua si ricordano di Gesù solo quando gli conviene. La gente in questi ultimi giorni festeggia Natale, tra virgolette, ma non si ricordano di Gesù, lo fanno solo per divertirsi, per farsi regali, per farsi le loro belle mangiate, i bei panettoni, per bere i spumanti, ma non si ricordano di Gesù. Cari, Natale non ha nulla a che vedere con Gesù. Il Natale che festeggia la società è un Natale del materialismo, non ha nulla a che vedere col ricordarsi di Cristo. Noi dobbiamo ricordarci ogni giorno di Cristo. Guardate, qui vediamo, in questo cosiddetto periodo di Natale mettono le luci, mettono luci artificiali dappertutto. Ma cosa servono le luci artificiali se tu sei nel buio? Se il tuo cuore è nel buio, a cosa servono queste luci qua che mettono a Natale, cari? Per favore, aprite i vostri occhi. Dio vuole mettere la luce dello Spirito Santo nei vostri cuori ogni giorno dell'anno. Non servono queste luci qua. Cosa ci rappresentano queste luci qua, cari? Cosa serve mettere le luci qui nelle strade se poi il tuo cuore è nel buio, tutto l'anno nel buio? Cosa servono queste cose, cari? Dio vuole illuminare i nostri cuori, Dio vuole portare la luce della verità nel nostro cuore. Dio non vuole luci artificiali, Dio non vuole luci artificiali, Dio vuole darti la luce spirituale per illuminare l'anima, per illuminare il cuore, ragazzi. Dio vuole illuminare la vostra mente con la luce della fede, alleluia, con la luce del suo Spirito Santo. Amen. È vero, carissimo, è vero. Dobbiamo per questo riconoscere che abbiamo bisogno di Cristo ogni giorno, non ricordarci di Gesù quando ci fa comodo. Oggi tante persone fanno i cosiddetti presepi, mettono le statuine del bambino Gesù, ma Gesù non è in quelle cose. A cosa serve fare i presepi a Natale se poi tutto l'anno vivi lontano da Gesù? Vivi nel peccato, nell'adulterio, bestemmiando, vivendo nei vizi, nell'immoralità, nell'odio. A cosa serve, cari, fare i presepi a Natale, farsi gli auguri a Natale? Basta queste ipocrisie. C'è gente che si fanno gli auguri a Natale e poi tutto l'anno si odiano. No, cari, Dio non vuole questo. Dio vuole che ci amiamo ogni giorno dell'anno, che abbiamo la pace ogni giorno dell'anno. A Capodanno si sente dire pace e prosperità, e tutto l'anno non ce l'hai la pace tutto l'anno? Solo a Capodanno vuoi la pace? Solo a Capodanno vuoi abbracciare il tuo fratello, la tua sorella, il tuo vicino? No, cari, a cosa serve farsi gli auguri a Capodanno se poi il 1° gennaio ritorni a vivere nell'odio, ritorni a vivere nell'egoismo, nella falsità? Cari, non servono queste cose pagane, abbiamo bisogno di Dio ogni giorno della nostra Amen. Vita, alleluia. Gloria a cosa serve farsi regali a Natale?
se poi tutto l'anno vivi nell'odio, non perdoni, vivi nella maldicenza, sparli del tuo vicino. A cosa serve? Non saluti il tuo vicino tutto l'anno e poi a Natale gli fai gli auguri. Basta queste ipocrisie. È tempo di convertirsi veramente al nostro Signore Gesù Cristo e abbandonare queste favole, queste tradizioni fasulle che non hanno valore presso Dio. A cosa serve, cari? Farsi i presepi, rappresentare così, tra virgolette, la nascita di Gesù, se Gesù non è nato nel tuo cuore, se la luce non è nata nel tuo cuore, se la presenza di Gesù non è nata nel tuo cuore, non è arrivata nel tuo cuore. A cosa servono i presepi, i regali di Natale, i panettoni, queste luci? A cosa servono? Dio vuole illuminare i nostri cuori tutto l'anno. Dio vuole darci il dono più prezioso tutto l'anno. Sapete qual è il dono più prezioso? Non sono i regali di Natale, queste cose non servono a nulla. È solo consumismo, materialismo, ipocrisia. È la verità, cara. Dio vuole farti il regalo della tua vita. Sai qual è? La vita eterna in Cristo Gesù. Alleluia! Il perdono. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Non serve farsi dei regali a Natale se poi, lo ripeto ancora, tutto l'anno vivi nell'egoismo, litigi, contese, tensioni, non saluti il tuo vicino, non saluti neanche i tuoi familiari. Cari, noi dobbiamo vivere nell'amore ogni giorno. Ma Gesù deve essere nel nostro cuore, lo Spirito Santo deve essere nei nostri cuori, la presenza di Dio, la fede, la luce del Vangelo, ogni giorno, non le luci artificiali. Guardate, le luci artificiali a Natale non servono a nulla, è solo una esteriorità, un'apparenza. Dio vuole darci la luce dentro, cari, la luce dentro. La luce dello Spirito Santo dentro. La Bibbia dice, carissimi, nei Salmi, lo voglio leggere prima di finire, Salmo 119, dice così, Salmo, alleluia, 119, versetto 105, ascoltate cosa dice la parola di Dio. Gloria al Signore. La tua parola è una lampada. La tua parola è una lampada al mio piede. È una luce sul mio sentiero. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. E prima dice: per mezzo dei tuoi comandamenti, oh Signore, io acquisto intelligenza, perciò odio ogni sentiero di falsità. Allora, cari, per mezzo dei comandamenti di Dio, per mezzo delle parole di Dio, per mezzo degli insegnamenti di Gesù Cristo che abbiamo qui nel Vangelo, nella Bibbia, per mezzo della parola di Dio noi possiamo acquistare, ricevere, trovare l'intelligenza. È questa vera intelligenza che viene dal cielo, dall'alto, l'intelligenza di Dio, l'intelligenza spirituale, la saggezza. Ascoltate, sapete cosa fa la saggezza? Ci libera dai sentieri della falsità. Dio vuole liberarti dai sentieri, dalle vie della falsità, dalle vie dell'inganno, dalle vie della menzogna, dalle vie peccaminose, dalle vie della malvagità, dalle vie sbagliate che portano alla morte, all'inferno, cari. Ci sono tante vie sbagliate in questo mondo, tante vie di falsità,
d'inganno, vie piene di sporcizia, è la verità, vie piene di tentazione, strade malvagie, desideri cattivi, inganni. Ma c'è solo una via che ci porta nel regno di Dio. Quella via è Gesù, il Nazareno, il figlio del Dio vivente. Gesù Cristo disse, alleluia, io sono la via, la verità e la vita. Gesù Cristo è la via. Gloria al Signore, la verità e la vita. Gesù è la via. E Lui vuole portare questa luce dentro di te. Gesù vuole illuminarti. Gesù vuole liberarti dall'inganno, dalla falsità. Gesù Cristo è il Salvatore. Lui è morto sulla croce per noi, per darci la vita eterna. E il Signore Gesù vuole che ogni giorno tu vivi in contatto con Lui. Alleluia. A cosa ti serve festeggiare, tra virgolette, il cosiddetto Natale, accendere le luci così negli alberelli, se il tuo cuore è nel buio, la tua anima è nel buio, stai vivendo nel buio? Cosa servono queste luci artificiali se dentro di te hai le tenebre? A cosa servono? Cari, Gesù Cristo vuole illuminare i vostri cuori, il Signore vuole illuminare l'anima vostra. Il Signore vuole illuminare la vostra vita ogni giorno, ogni istante, ogni secondo. Lo Spirito Santo vive dentro di noi quando noi ci pentiamo, riconosciamo Gesù Cristo come unico Salvatore, unico Signore e decidiamo di seguirlo. Un giorno Gesù disse, per finire, carissimi che siete qui, un giorno Gesù disse, io sono la luce del mondo. Gesù disse queste parole, cari, io sono la luce del mondo. Alleluia. Chi mi segue, ascoltate, sono le parole di Gesù, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Gesù Cristo è la luce. Amen. Di questo mondo, solo Gesù Cristo, la sua presenza, la sua parola, la sua verità, il suo Spirito Santo, il suo amore, solo Lui ci può illuminare, cari. Lui lo dice, chi mi segue. Gesù non ha detto chi segue la Chiesa Cattolica, chi segue il protestantesimo, chi segue i testimoni di Geova, chi segue i mormoni, chi segue l'Islam, chi segue il buddismo, chi segue Maometto, chi segue le religioni. No, Gesù ha detto chi mi segue. Gesù è stato chiaro. Gesù Cristo dice chi mi segue. Segui Gesù Cristo, non seguire il Papa, non seguire Padre Pio, non seguire le Madonnine, non seguire le favole, non seguire le storielle, non seguire i profeti terreni. Segui Gesù Cristo, l'unica salvezza è Gesù. Ehi. Non è Mosè, non è Abramo, alleluia, non è Geremia, non è Isaia. La salvezza non è San Pietro, San Giovanni, San Giacomo. La salvezza non è Maometto, non è Buddha, la salvezza è Gesù Cristo. Lui è stato chiaro. Carissimi, Gesù dice, chi mi segue, mi segue. Chi segue me? Io sono la luce, dice il Signore. Chi mi segue non sarà più nelle tenebre, nel buio, ma avrà la luce della vita. Amen. Gesù Cristo vuole darti la luce della vita. Ma tu devi riconoscerlo prima che sia tardi. Cari, io vi devo dire anche questa verità. Questa sera potrebbe essere tardi. Se vuoi questa sera.
dobbiamo seguire Gesù. Dobbiamo seguire Gesù. Alleluia. La salvezza è Gesù. La via è Gesù. La verità è Gesù. La vita è Gesù. La Bibbia dice: chi ha il Figlio di Dio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Perciò, se Gesù Cristo è dentro di te, nel tuo cuore, se tu lo hai riconosciuto, se tu lo hai ricevuto come tuo Signore, lo hai accettato, se tu ti sei sottomesso a Lui, tu hai la vita. Se tu non hai creduto ancora in Gesù, se non ti sei ancora convertito a Gesù Cristo, non hai la vita. Puoi avere una religione, puoi avere una credenza come tanti uomini, ma senza Gesù non c'è la vita. Gesù è la vita. Gloria al Signore. Perciò ricevete la vita, ricevete Gesù, seguitelo, camminate nelle sue vie, seguite la sua verità. Egli è la luce, l'unica salvezza che Dio ha mandato per salvare i peccatori. Abbiamo bisogno della salvezza, cari, abbiamo bisogno della speranza. Avvicinatevi a Gesù con un cuore umile, con un cuore pieno di fede, con un cuore pentito, e troverete grazia, troverete misericordia nel Signore, una nuova vita, troverete la speranza, la vita eterna. Avvicinatevi a Gesù per mezzo delle sacre scritture. Non siate più ribelli, cari, perché la Bibbia dice, il Signore Gesù dice: in verità vi dico che se non vi convertite perirete. Se non vi convertite perirete, cari, lo dice la parola di Dio, lo dice la parola del Signore. In verità vi dico, dice Gesù Cristo, se non vi convertite perirete. Cari, convertitevi, avvicinatevi al Signore, pentitevi dei vostri peccati, seguite la retta via, decidetevi di seguire Gesù Cristo, seguitelo. Lui è la via, la verità e la vita. Seguitelo e vivrete. Se non lo seguite, siete già morti. Ecco perché il mondo è così. Se tu non segui Gesù, sei un morto che cammina. Sei già morto, lo dice la Bibbia. Hai soltanto la vita carnale. Ascolta questa voce che grida nel deserto. Hai soltanto la vita carnale. Vivi, pensi di vivere, ma sei morto nel peccato. Non hai fede, sei morto dentro di te. Spiritualmente sei morto. Ma Gesù ti vuole risuscitare. Alleluia. Gesù ti vuole risvegliare dai morti. Questa è la conversione. La conversione vuol dire essere risuscitati da Gesù Cristo. Perché prima eravamo morti nei nostri peccati, nei nostri desideri cattivi, nel buio, nell'oscurità eravamo morti nel peccato, senza fede, senza Dio, camminavamo come pecore condotte alla distruzione, eravamo morti. Ma la conversione è risuscitare. Tramite la conversione, ascolta, quando tu ti penti dei tuoi peccati, chiedi perdono a Cristo, a Dio, ti avvicini a Lui, ti aggrappi a Lui, Lui ti risuscita e non sarai più un morto che cammina, sarai una nuova creatura, alleluia, in Cristo Gesù. Avrai una nuova vita, avrai lo Spirito Santo dentro di te, non sarai più morto nel peccato che vive solo di apparenze, ma avrai la vita spirituale, avrai la presenza dello Spirito Santo. Non siate ribelli, questa sera potrebbe essere l'ultima opportunità. È vero, cari, lo devo dire, il domani non ci è garantito,
Hai forse la garanzia che domani ti alzerai dal letto? Io no, cari. Quello che ho è la fede in Gesù. Se muoio, vado con Cristo nel suo regno, che sarebbe molto meglio. Hai tu la stessa certezza? Se muori questa sera, dove vai? Dove vai se muori questa sera, cara? Riflettete, riflettete. Dove andrete se morite questa sera? È la verità, cari. Nessuno di noi ha il domani garantito. Tu non sai se domani ti alzerai. Non mormorare contro la parola. Credi la parola. Credi. Alleluia. Farà entrare dentro di te. Gloria a Dio. Farà entrare dentro di te. Non siate sordi. Non indurite i vostri cuori. Fate entrare la luce. Fate entrare la vita. Fate entrare il Salvatore. E Lui vi libererà dal vostro buio. Vi darà una nuova vita nella fede nel Signore Gesù Cristo e nella benedizione. Gloria a Dio. Seguite il Signore. Sia lodato il nome del Signore. Amen. E amen. E amen. Alleluia.